La Torrese, reduce dalla sconfitta di Chieti, batte in rimonta lo spoltore di Mister Ronci, che veniva da 3 vittorie consecutive. In una bella giornata di sole sul campo sintetico di Castelnuovo Vomano, arbitra il signor Menozzi di Treviso, coadiuvato da Cortellessa e Pietrangeli della sezione di Sulmona. Passano appena 40 secondi e Ranieri, per lo spoltore, sblocca la gara con uno splendido tocco su cross di Cabagnes. Al 19esimo la Torrese protesta per un presunto rigore dopo un'uscita del portiere De Torre su Maio. Dopo 5 minuti, prima vera occasione per la squadra di Cristofari, con un bel colpo di testa di Ferri che trova però pronto De Torre. Al 31esimo pareggio della Torrese con una splendida esecuzione eseguita da Maio. Torrese ancora in avanti con un bellissimo tiro di Torbidone che si stampa però sulla traversa. Nel secondo tempo lo spoltore tenta di riportarsi in vantaggio, prima con un tiro finito alto di nuovo e subito dopo con un tiro centrale di Bordoni. Il primo squillo della Torrese nel secondo tempo è sulla testa di Nardone, che impatta bene la sfera ma finisce poco distante dalla porta di De Torre. Al 18esimo ancora proteste della Torrese su un presunto fallo in area ai danni di Torbidone. Passa solo un minuto e su una ripartenza dello spoltore perfetto cross di Grassi sulla testa di Ranieri, che insacca il gol del sorpasso. Nemmeno il tempo di esultare, che Chiacchiarelli, appena entrato, trova il pari con un gran destro scagliato dai 25 metri. Dopo 7 minuti, al 78esimo, Kruger firma il sorpasso su un allettante invito di Dorazio. L'ultima grande occasione della gara si presenta sui piedi di Dintino, che trova però una grandissima risposta di Bruno. Cosa può rimproverare ai suoi ragazzi? Beh, non posso rimproverare nulla, che la partita di oggi dimostra che abbiamo fatto una grande gara, che stiamo bene fisicamente, che stiamo bene mentalmente. Affrontavamo la Torrese che in casa aveva vinte tutte, tranne una, e aveva pareggiato, ma ce la siamo giocati con grande personalità. E se avessimo vinto noi non si poteva dire niente, ha vinto la Torrese non si può dire niente. È stata una partita bella, ben giocata da tutte e due le squadre, a viso aperto, e purtroppo un errore individuale ci ha rimesso in equilibrio la partita 2-2, lì la Torrese ha ripreso coraggio, poi ha fatto un grande gol sul 3-2, però credo che sia stata una partita, ripeto, equilibratissima, molto bella, e chiunque avesse vinto non ci stava a dire niente, quindi complimenti alla Torrese e complimenti anche ai miei ragazzi. È stata una grandissima partita da parte di tutte e due le squadre. Sì, sono d'accordo su quest'ultima affermazione che hai fatto. Siamo due squadre che giocano a calcio e quindi è uscita fuori una partita bellissima, a viso aperto. Sapevamo che lo spoltore sarebbe venuto qui a fare la loro onesta partita, perché fanno del giocare a calcio la loro virtù. Noi avevo chiesto ai ragazzi in settimana di esprimere una partita fatta di sacrificio, di voglia, di carattere, perché venivamo dalla sconfitta di Chieti. E quindi avevamo vissuto questa settimana con tanta delusione, avendo perso l'obiettivo di poterci giocare fino alla fine del campionato con il Chieti, e quindi mi aspettavo una prestazione importante, è venuta, sono contento per i 3 punti, andiamo avanti.